Allora, Maurizio Belpietro, tu hai scritto che quella di Zingaretti non sarà la svolta buona e che la sinistra in crisi cerca solo un nome nuovo per idee vecchie. Qual è l'idea più vecchia che porta avanti questa sinistra, questo centro-sinistra del PD? Ma il centrosinistra fa esattamente quello che ha sempre fatto, cerca sostanzialmente di trovare un nuovo nome e devo dire che di nomi a sinistra ne hanno cambiati un certo numero negli ultimi 20 anni e poi soprattutto cerca di trovare un aggancio nella cosiddetta società civile, che una volta sono i girotondi, un'altra volta sono il popolo viola, un'altra volta invece sono le sardine, per cercare di trovare nuovi spunti, ma in realtà non fanno mai una vera riflessione sulla crisi che ha portato il partito a essere sempre più debole sostanzialmente, che poi si chiami PDS, DS, PD, insomma cambia poco, adesso vogliono chiamarsi forse i democratici, la sostanza rimane sempre la stessa. Temo anche che ci sia però un calcolo molto banale, molto semplice. Siamo vicini a delle elezioni molto importanti per il Partito Democratico, perché lì c'è il cuore dei voti del partito. Perdere quella regione sarebbe devastante. E Zingaretti quindi che cosa fa? Cerca di, insomma, attirare con questo conclave che si svolge pochi giorni prima, a una decina di giorni prima dal voto, cerca di attirare sostanzialmente l'interesse e la simpatia delle sardine, sperando che poi le sardine votino per Bonaccini.